Cari amici, dopo un lungo periodo di assenza, oppure più precisamente di irregolarità nel buttare fuori i miei tutorial sul mio canale artistico, rieccomi qui a riprendere l'attività in modo più appassionato ed energico che mai. Come sapete, il canale è dedicato a tutti gli appassionati o per i principianti che desiderassero imparare a disegnare in modo divertente ed efficace assieme a me. Oltre a ciò, tratto anche l'acquerello, non solo il disegno, e tratto soprattutto anche momenti di creatività con il cartone e la carta, ecco, con cui effettuo delle riproduzioni, delle miniature in scala ridotta, in genere a scala 1:20, di costruzioni e paesaggi per questo momento inizialmente medioevali, ecco, del basso e alto medioevo, quindi estrapolati da una fotografia vera e propria con la quale mi cimento e altero le misure in proporzione a quelle della realtà. Un divertimento incredibile dove mi è concesso miscelare le mie capacità e del disegno e dell'acquerello e del modellismo iperrealistico. Bene, ecco perché faccio un'anticipazione. È gradevole questo rumore, mi piace un casino della carta dura. Effetto questa preview per anticiparvi che il prossimo video che effettuerò sarà dedicato a una recensione di due prodotti utilissimi per chi disegnasse per professione, ma anche per chi volesse chiedere un qualche cosa di più a livello qualitativo mentre disegna ai suoi lavoretti, in alcuni casi anche vere e proprie opere. Vi mostro quello che, ripeto, effettuerò la prossima recensione in modo nello specifico, ecco, recensione di questi due prodotti che sono dei pastelli della Carandash. Parto con questo disegno. Si tratta di un disegno che feci nel lontano 1989, avevo 29 anni. Potete vedere che è ingiallita, ma soprattutto i colori si sono sbiaditi, sbiancati, diventati tenui, tenui. Quando lo feci ero così contento perché mi venne il cromatismo che desideravo dare, la contrapposizione di due, questi sono due F-16 militari con aspetto di guerra, non necessariamente, ma l'evocazione è quella, in contrasto con la spaziosità dell'universo, del creato, della natura rappresentato dalle nuvole che vi garantisco erano stupende, non perché l'ho fatto io assolutamente. È ingiallito ed è imbruttito. Pazienza. Per evitare questo mio errore che feci, ben venga la recensione che effettuerò. Vi anticipo solo brevemente di che cosa parlerò. Vi parlerò di questa bella confezione cartonata della Carandage, che si chiama 20 Luminance 6901. Vi parlerò di 20 colori di altissima qualità e sono colori che hanno due caratteristiche. Sono specifici per i ritratti, ma anche per gli altri disegni, come vedremo. E la seconda è l'altissima capacità coprente che hanno con il loro pigmento che resiste per tutta la vita, resisterà. E sono luminorepellenti, cioè resistono alla luce. Questo è il risultato dell'esposizione alla luce. E niente, sono contento e orgoglioso anche di proporvi questo pacchetto, ma lo vedremo nel dettaglio durante la recensione che effettuerò a brevissimo, quindi seguitemi. L'altro argomento è una confezione che pesa 1,5 kg, articolata con, aspettate, no, con 20, 120 matite, bella pesante, eh? È una confezione di metallo, come vedete ancora in cellofanata. Aspetterò la recensione per poterla liberare dal suo involucro di plastica trasparente. Mi dispiace aprirlo adesso, nel quale analizzerò nel dettaglio tutti questi bellissimi pastelli della Castle Arts, watercolor, cioè acquarellabili.
Quindi questi ci consentiranno di miscelare il disegno, colorare con i pastelli colorati all'acquarello, con una comodità incredibile, un'altissima percentuale di sperimentazione. Bellissimi. Non vedo l'ora di effettuare per voi e anche per me, a livello egoistico, questa stupenda recensione. Quindi, prima di salutarvi, vi consiglio di iscrivervi qui sotto con la campanellina, così io sarò stimolato a effettuare video sempre più interessanti ed impegnativi. Ho intenzione anche di effettuare tante dirette andando fuori in mezzo alla natura o in una città. Quindi per fare ciò supportatemi col vostro, con i vostri like. Il vostro like non vi costa niente. Se vi piace effettivamente, non ho bisogno, non faccio video per i like, però mi gratificherebbe e mi stimolerebbe ad effettuare ulteriori video sempre migliori e impegnativi. Quindi iscrivetevi e condividete questi miei video. Commentate, perché attraverso i vostri commenti e anche le critiche, quelle costruttive, perché quelle negativizzanti io non le prendo neanche in considerazione. Se sono costruttive, sì, perché attraverso la critica personale si migliora il prodotto che abbiamo dentro, la nostra qualità umana, la nostra, il nostro essere persone ed artisti. Divertiamoci assieme, amici. Ci vediamo alla prossima. Buon disegno a tutti. Ciao.